Naviganti del lobby, è giunto finalmente il momento di farvi vedere il meraviglioso numero 500 di White Dwarf. Ci tenevo un sacco perché dovete sapere che dentro ci sono un sacco di cosine carine e in più festeggia insomma il 500° numero e poi Francesco vi farà vedere due cose interessanti oltre al numero 500, una sorpresa insomma. E quindi... Ciao a tutti, mi rendo conto che ve l'abbiamo fatto sudare questo numero 500 perché effettivamente ne abbiamo parlato per un po' e dopo alla fin fine ci abbiamo messo un bel po' a tirarlo fuori. Allora, vi faccio vedere una cosa molto interessante parlando di numero 500, vediamo se lo becco. Eccolo qui. Allora, nella mia mitica libreria ho trovato niente poco di meno che il numero 131. Perché vi faccio vedere il numero 131? Se qualcuno di voi ce l'ha a casa, a parte il fatto che parla di tirannidi, quindi siamo esattamente in linea con il periodo attuale, guardate cosa c'è in fondo a questa pagina. Chi è questo qui? Ragazzi, questa è la storia del negozio di Firenze quando io ero il manager e gestivo tutto il negozio di Firenze. Games Workshop Firenze è collocato nel pittoresco centro storico di Firenze, a pochissima distanza dalla riva sinistra dell'Arno, nei rioni in cui si trovano ancora le botteghe degli artigiani d'Oltrarno e dove il vernacolo fiorentino ha avuto maggior diffusione. E quindi, guidato dalle sapienti mani di Francesco Pei, il negozio è uno dei punti di riferimento della comunità fiorentina, sia per gli hobbisti più navigati che per i generali alle prime armi. Era l'anno 2010, quando è uscito. Se qualcuno di voi ce l'ha, mi fa piacere, sapete che mi avete in casa con voi. Allora, detto questo, come vedete, siamo arrivati al numero 500. Quindi, insomma, di White Dwarf ne abbiamo visti. Hanno fatto un numero gigantesco, come vedete, e l'hanno messo all'interno di una mega busta che sembrerebbe quella delle figurine Panini, se non fosse che è gigante in foglio A4 piuttosto che in formato di figurina. Allora, vediamo un pochino. Vedo che è tutto quanto un pezzo unico. Ed è dedicato a Grombrindal, che è il nano bianco. Quindi, se qualcuno di voi dovesse avere questa miniatura, che è il White Dwarf per l'appunto, all'interno di questo numero adesso troveremo le caratteristiche per poter utilizzare in Age of Sigmar. Quindi vado un po' alla mia destra con il White Dwarf e posso aprirlo per farvelo vedere. Ovviamente, se ne trovano ancora in giro, per esempio, se provate sul sito di Ars piuttosto che in altri posti anche usato per esempio su Subito, e insomma può essere molto utile per il discorso di poter utilizzare il nano bianco per l'appunto, no? E quindi qua abbiamo contatti, quindi qui abbiamo una celebrazione del 500 Is Your White Dwarf and All Thing Bearded, quindi insomma c'è una veramente lunga vita a Warhammer, no? Perché questo insomma è il libro, è il giornale insomma che ha portato avanti l'hobby e come fosse proprio oltre una pubblicità che sicuramente è, perché White Dwarf è una vetrina di tutto quello che riguarda le miniature della Games Workshop, è anche un pochino come se fosse un giornale appunto che narra tutte le cose che accadono all'interno delle battaglie, all'interno dei negozi. Come vedete, qui ci sono un sacco di fotografie di alcuni ragazzi che hanno dipinto. Dopodiché, Army of Parade, preparati per le armate, quindi praticamente questo è fatto per registrarsi all'Army of Parade e quindi provare a partecipare al concorso. Sapete che si possono fare delle basette giganti con tutta l'armata, insomma, e di solito si fanno 60x60. E ci sono delle sfide all'interno, ci sono delle campagne, delle crociate proprio, e quindi guardate i tirani di nuovi. Come sono ben gestiti, c'è una nuova missione del 40.000 e quindi è anche una nuova missione di Age of Sigmar. Quindi già con questo numero potete giocare a due missioni extra che non ci sono nei manuali base. Divine Intervention invece fa parte di Warhammer Underworld e quindi avete quattro carte che potete utilizzare. Basic Training vi fanno praticamente un piccolo
riassunto di come fare a iniziare a giocare al 40.000. Suppongo che poi alla fin fine lo faranno anche per gli altri, vediamo un pochino. Beh, no, qui va avanti con l'Hobby Hangout, quindi vi insegno un pochino di cose interessanti, per esempio le tecniche di weathering per il Antonian Tank Corps, quindi per i tank. Qui vi fa vedere in otto addirittura, carino, questo potremmo farlo, in otto sequenze vi fa vedere praticamente come fare a dipingere i Caradron, satellite uplink, questa, in realtà questo non so cos'è, ma credo che sia il negozio che c'è in Inghilterra che fa anche da bug. Questo è Seasbreak, guardate che meraviglia, la prima cosa interessantissima che si trova in questo numero è che le due pagine che avete appena visto sono messe volanti, quindi le potete portare con voi, metterle all'interno del, per esempio, manuale base di uno o dell'altro e le potete utilizzare sul campo di gioco. Ok, quindi questa è la prima cosa che abbiamo visto all'interno, molto interessante, fatta in cartoncino. Le carte che abbiamo visto prima, se giocate ad Underworld, le potete staccare e utilizzare piuttosto che dovervele stampare, guardate che belle che sono. E poi abbiamo, guardate, Grombrindel Inspired, eccolo qui. E qui avete praticamente Grombrindel che potete utilizzare in Warcry, guardate che meraviglia, qui lo potete usare in Warcry, vediamo un pochino se riesco a farvelo vedere da vicino, sì, e adesso vediamo che qua non vada a finire però che mi leva il fuoco. E qua invece è White Dwarf Bunker, quindi qui un altro gioco ancora. Quindi avete più giochi in cui poterle utilizzare, e quindi ovviamente lo hanno messo dappertutto. Attenzione, che qui c'è uno sconto, manco lo sapevo, il codice è valido solo da maggio 2024 fino a maggio 2024, quindi questo è passato, era un 15% di sconto che si poteva utilizzare per praticamente comprare qualcosa su Warhammer, peccato. E questo è Munchkin, sì, Warhammer 40.000, che è praticamente il vi dà la capacità, se voi andate su munchkin.game potete praticamente creare il vostro schema di colore, quindi questa vi serve come promemoria per poter andare a vedere il sito di Munchkin. Poi abbiamo due schede, eccole qua, questa è la scheda di Grombrindel che sta all'interno di Age of Sigmar, e questa qui invece White Dwarf bla bla bla, The White Dwarf Lore Master Size Large. Se vedete questa, in realtà non lo so, perché questa è Path of Glory, mentre questa è la sua scroll. Potrebbe essere, vediamo un pochino, Traits, questo non lo so, in realtà, non lo so. Bisogna, ditemelo voi nei commenti che cos'è questo. Questo qui è Age of Sigmar, questo qui non lo so sinceramente che cos'è, però potrebbe essere appunto il dagli simboli che vedo, se non sbaglio, questo qua è sempre Underworld, ma non potrei sbagliarmi in questo caso perché è un po' che non apro gli Underworld. L'ultimo a cui sono rimasto, lo sto leggendo ora, è Nyarwood, e abbiamo fatto un unboxing qui sul sito e quindi poi sono rimasto lì. Allora, White Dwarf 500, guardate che meraviglia, qua fa vedere praticamente i White Dwarf, quindi questo è un poster che celebra tutti i numeri del White Dwarf, e quindi giustamente ci sarà anche il mio dove sono presente io, mi fa piacere. E poi abbiamo un mega poster di Grombrindel, guardate che meraviglia, questo è da incorniciare, da mettere sul vetro e da incorniciare, avete il nano bianco, questo lo faremo, lo metterò in studio. Poi vediamo un pochino che cosa abbiamo qua. Oh, guardate che bello che è il Captain Massinus di Joshua Smith, molto bello questo, ve lo faccio vedere da vicino, attenzione, e ve lo avvicino un po' così io, così non devo andare con lo zoom. Guardate che meraviglia che è questa miniatura qua, e anche le altre non scherzano, solo che mi ha colpito particolarmente questa qui. Allora, zoom un po' indietro così torniamo alla visuale di prima e andiamo avanti, vediamo un pochino com'è gestito ancora questo numero, mi sembra molto figo comunque. Bunker, per esempio, quindi anche qui ci sono, è il Warhammer Studio Monster and Machine, quindi qui vi fanno vedere tutte le cose che dipingono al Warhammer Studio quelli che lavorano praticamente in GV. Qui abbiamo In the Grim Darkness of the Far Future There is Only War, e quindi qui, ok, siamo tornati a Warhammer 40.000. tra parentesi, questa
figura, questo poster, io ce l'ho incorniciato su una cornice spettacolare in foglia oro qui in studio, ve la farò vedere, è veramente bella e fa una scena incredibile perché sembra un quadro antico, poi quando guardate da vicino vedete che la scena è questa, quindi molto carino. Xenox Activities, quindi Xenos, questi sono i Nephilim Anomaly, i Necron. E andiamo avanti con un background dei Necron, quindi una storia background dei Necron con il Warhammer 40.000, e è bella lunghetta anche, Tempus Purgatus, alla fine si finisce nel Kill Team, guardate che meraviglia. No, probabilmente no, questo è sempre 40.000, vi fa vedere praticamente le possibilità, però con il tavolo di Kill Team, che è quello dell'incubo notturno, no? Quello, il primo che c'è stato, che poi è stato seguito da altri due o tre, dove c'era lo scenario per ricreare uno Space Hulk. Qui ci sono appunto le regole, e poi ci sono i Tomb Keepers, che sono praticamente un'intera compagnia nuova, chiaramente capitolo successore, fatto dalla GV, e dove vi suggeriscono praticamente come farli, e se volete potete ricrearla tutta, vi fanno vedere gli schemi di colore, vi danno persino i colori per farla, e avete praticamente tutta l'armata dei Townskeeper, che sono praticamente quelli che prendono praticamente i tomi, cioè quindi suppongo la conoscenza, no, in questo caso sono di terza compagnia di Kill Teams by Matt Stevenson. Questo Matt Stevenson ha fatto questa cosa e l'hanno messa a celebrare qui, ma devo dire la verità, guardate che roba. Questo invece è sempre quinta compagnia by Jason, quindi insomma diciamo che si sono sbizzarriti con questi Town Keepers. Qui abbiamo ancora nello specifico i personaggi più importanti, e qui parliamo di un'invasione. Quindi questi Stonekeepers combattono poi in un'invasione che ha Samarkis, ed è un vedete, pianeta praticamente di minatori oceanico, scusate, mi veniva da sbadigliare che sono cotto dalla stanchezza e quindi c'è tutto proprio un discorso di storia che viene mandata avanti e portata avanti, guardate, board in action, kill team mission, quindi vengono utilizzati per ogni tipo di gioco che ha a che fare ovviamente col 40.000, e guardate che meraviglia l'assalto a un rig gamma, Septus deployment, guardate che bello che è il sul mare, il finale fatto tutto con gli scenari proprio della GV, no? Bella questa idea di metterli sotto, sopra l'acqua. Qui invece abbiamo la forza di riconquista, sono sempre loro che in questo caso vanno praticamente a cercare di, insieme a degli alleati, guardate, dei Votan, e vanno praticamente a combattere contro i Tiranidi e i Genestealer Cult, i cultisti insomma, che vanno a combattere con i Tiranidi, e quindi c'è un battle report. Non vi spoilerò nulla, ma vedo che è abbastanza furiosa la situazione. Guardate che meraviglia, è fatta come se fosse un fumetto. Faccio così, così lo vedete un po' meglio. E poi, vedete, guardate che roba. C'ho proprio fatto tipo fumetto, con tanto di onomatopei, scratch, rumble, eccetera, eccetera. C'è il fuoco, vero ragazzi? Perché ho visto che durante l'ultima puntata, per un attimo, mi è partito il focus della telecamera, che ogni tanto va in automatico. Allora, bellissime queste sequenze fatte in fotografia come se fossero un fumetto, quasi quasi farei sempre così i battle report, perché sono veramente belli. Guardate che bello questo edificio sfondato, bellissimo, fatto veramente bene, e anche qui è veramente lungo, è veramente bello, quindi per chi soprattutto sa l'inglese o si vuole allenare con l'inglese, direi che questo è un momento spettacolare perché avete di che leggere. Guardate che bella che è, per esempio, questa è una scenografia che praticamente va a imitare l'ologramma dello schema della mappa dove loro combattono, no? È molto molto carina l'idea, quindi è molto bello anche l'effetto. Qui ci vorrebbe qualcuno come il miniaturista per fare veramente bene gli effetti luce. Boarding and Naptasis è un altro boarding action mission. Poi abbiamo Assault on Rig Gamma, che è sempre ovviamente quella che avete visto prima, che vi ho fatto vedere bella sul mare. Tectonic Infestation, quindi fa vedere qui tutte quante le varie
disposizioni per fare le varie partite e rigiocare tutto quello che è accaduto in quello che vi raccontano qui. Poi c'è il character enhancement, quindi vi spiegano tutto l'arte praticamente del digitale Paint Over Explored, quindi esplorano praticamente tutta l'arte di dipingere oggi come oggi con il pad piuttosto che l'iPad piuttosto che appunto la pen, quindi è pittura digitale piuttosto che illustrazioni come una volta, no? E quindi praticamente vedete fanno la sequenza, fanno la miniatura dipinta e poi elaborano fino a fare questa super foto, no? Questa è una cosa molto carina, cimentarsi nelle luci e nelle fotografie, poi elaborandole per fare delle storie molto fighe, no? Guardate il primo White Dwarf qui. Mamma mia, giugno 1977. Poi guardate, pensate che io sono nato nel 76, quindi praticamente sono nato insieme a White Dwarf, 500 numeri in 48-47 anni, diciamo. Pazzesco. Guardate quanto è importante tra le altre questa copertina, perché il White Dwarf non era nato per le miniature, era nato per seguire praticamente Dungeons and Dragons e loro avevano fatto delle miniature, ed è così che è nata la GW, per poter giocare fra di loro a Dungeons and Dragons. La cosa ha funzionato e pian pianino hanno iniziato a fare le miniature, al che hanno iniziato a fondare la Games Workshop, fare le miniature a livello in grande scala e poi dopodiché la storia è quella che oggi potete vedere, no? A volte dimentichiamo che effettivamente la Games Workshop, che oggi viene a volte criticata per le scelte che fa, eccetera, è diventata un colosso che tra le altre ha raggiunto il punto di pareggio nel 2010-2011, quindi stiamo parlando del fatto che tutti i debiti che aveva dal 77 li ha saldati nel 2010, quindi dal 2011 è inattivo. Insomma, è un'azienda che sicuramente fa molto. Io so che tra le ultime dichiarazioni dei redditi erano intorno ai 48 milioni di sterline pro capite, quindi tolte tutte quante le tasse, le spese, c'erano tenuti in tasca 48 milioni di sterline. Quindi, insomma, è un'azienda che lavora bene, altrimenti non andrebbe avanti, specialmente nel mondo d'oggi, dove per esempio c'è anche il printing 3D, quindi il fatto di poter stampare in 3D. E diciamo che state vedendo veramente pagine di storia, ecco perché sia io che Goblin ci tenevamo a farvi vedere tutto questo discorso del White Dwarf 500, perché è un modo per celebrare la Games Workshop, per parlarne bene per una volta senza dover per forza trovare quello che non ci piace, no? Cioè, abbiamo questa tendenza sempre a parlare male o prima a vedere gli errori, no? Prima a vedere le cose che non ci piacciono, no? Invece magari sarebbe più carino partire da una base bella, da quello che ci piace e quello che poi si può migliorare, giusto? Quindi sarebbe già un modo diverso di atteggiarsi. Nel frattempo che parlavo, vedete che ho continuato a sfogliare, ci sono delle miniature incredibili, tra cui tra le altre appunto degli heavy metal molto molto belli, e questo per esempio è delle Città di Sigmar nuovo, e guardate che particolari, incredibili. La cosa molto bella che adesso vedo è che stanno praticamente rifacendo le copertine dei vecchi White Dwarf. Guardate che roba! No, bellissimo! Questo qui me lo ricordo perché ce l'ho anche questo qua. Hanno rifatto le copertine dei White Dwarf vecchi, vedete? Riprendendo le nuove miniature e colorando come erano colorati. No, bellissima questa cosa qui. Questa è veramente bella. Ok, questa è Indrasta, quindi qui raccontano la storia di Indrasta, del Celestial Spear. From the Heavens, vedete? E dopo abbiamo Blood Bowl e i vampiri, e hanno preso da qui, l'hanno messo sulla copertina. The Eternal War for the Conquest of Mortal Realms, quindi la guerra eterna per la conquista dei reami mortali. E qui vedete che c'è anche Grombrindal che combatte a fianco ai nani. La leggenda dei White Dwarf, e quindi qui parla finalmente del nano bianco e della leggenda del nano bianco. Quindi qui conoscete tutta la storia del famoso nano bianco, le leggendarie regole per poter giocare con lui. Ecco qui appunto la scheda che poi avete a parte per giocarlo in Age of Sigmar. Knee Deep in Geats. Ok, queste sono tutte quante parti
sempre per schierare e far battaglie. Grombrindle in Death Gorge, quindi questo è il famoso Warhammer Underworld. E qui finalmente, allora, qui abbiamo Warcry, quindi ecco sempre Grombrindle in Warcry con tanto di quest tutta fatta per lui. E qui abbiamo, eccolo qua, che non mi ricordavo, madonna, che poi il bello è che vi ho fatto anche l'auto per giocare, ma è talmente tanto tempo fa che non mi ricordavo più i simboli. È Cur City questo, mamma mia, questo è Cur City, quindi è Warhammer Quest. Ne dobbiamo riparlare, perché ho anche un'espansione da farvi vedere, dobbiamo dipingere delle miniature che sono spettacolari, e magari porterò avanti l'auto per farvi vedere un pochino come iniziare a giocare, così se qualcuno di voi dovesse iniziare a giocare a Warhammer Quest, Cur City, può farlo, e tra le altre adesso può inserire Grombrindle all'interno. Penso che il nano bianco faccia una strage di vampiri all'interno del gioco, però insomma. Qui abbiamo tutte le versioni del nano bianco, questo ce l'avevo, l'avevo dipinto al negozio della Games Workshop nel 2010, e è rimasto lì, e questo anche ce l'avevo ed è rimasto lì, e sì, perché ho fatto un po' di regali, quando me ne sono andato ho lasciato in eredità un po' di cose. E poi Painting Grombrindle, qui vi fa vedere come fare a dipingere Grombrindle, molto interessante, perché ci fa in realtà un tutorial sul bianco molto molto interessante, visto che sono sei passaggi di colore. E qui abbiamo anche le gemme, molto interessante anche il fatto che la gemma qui viene colorata col vecchio sistema, nel vecchio modo, quindi non usano sotto colori brillanti per poi sopra, e metallici per poi sopra mettere le trasparenze, le gemme in trasparenza, ma fa proprio la gemma fatta con le highlight, ve la farò vedere perché è veramente bella, più che altro anche per imparare una maestria, no? Bellissimo anche il mantello in otto, e quindi anche qui vi fa vedere un rosso veramente bello. Beh, questo è molto interessante anche da seguire, no? Perché potremmo fare dei tutorial fatti solo per quello, no? Qui poi si va a finire in una storia di Age of Sigmar, A Tale of Our Four Warlords, quindi qui si sta parlando di quattro praticamente signori della guerra, che suppongo siano questi. Uno è il terribile Belacor, l'altro nella WAG è Tuskboss Gorrash, ed eccoli qua, Slave to the Darkness, quindi qui sono il Chaos contro i Children of Sheehish, e quindi questi sono i, in questo caso, orchi, e guardate qui cosa c'è come unità, ci sono le città di Sigmar. Welcome to Necrodom, bello questo è veramente un super diorama. Questo un po' meno, devo dire la verità, se questo è il se questo è il risultato finale non è proprio il massimo, però insomma fa piacere sempre vedere le miniature di tutti. The Court of Green Divine, beh, questo qui guardate che razza di miniatura che hanno fatto qua, trasformando praticamente quella di Archaon, che è fatta a tre teste, vedete, hanno trasformato il drago e hanno tutto modificato, guardate che bellezza. E qui, accidenti, guardate i The Moontown Madcaps, quindi goblin, bellissimo questo esercito dei goblin, molto colorato. Qui abbiamo Always One More by Chris Thornton, questo è un Groby Assault, ok, quindi qui parla, è una praticamente novella di Black Library, che appunto è quella che abbiamo tradotto con Eva Nera per 5 anni. E poi Inside Studio, qui si va a vedere praticamente i ragazzi che giocano in studio. Poi ci sono, vabbè, qui c'è addirittura un bingo, Vox Chatter, quindi qui c'è qualcosa che fa discutere dei momenti favoriti su White Dwarf, e finalmente è finito il numero 500. Vi ricordo che è tutto dedicato, come dicevamo all'inizio, al Grombrindle, che è il White Dwarf per l'appunto, e che all'interno trovate tutte queste cose molto carine che potete utilizzare per i vari sistemi di gioco. Ok, io lascio il recap a Goblin, ciao ragazzi. Ah, sì.
siete ancora qua, eh? Avete visto? Allora, vi è piaciuto? Bene, sono molto 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 contento. Beh, insomma, adesso andiamo avanti con le altre puntate, dobbiamo dipingere il tavolo di HeroQuest, dobbiamo fare un tavolo nuovo per il team e per Giulè, perché lo faremo con delle sorpresine che non vi racconto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, perché dobbiamo essere centinaia di migliaia, tutti quanti, tutti insieme hobbisti felici e contenti di fare hobby, e quindi ci vediamo alla prossima puntata. We could be the